Ciao! Ora guardiamo la ruggine al microscopio, il cerume, un occhio umano e persino la cacca di Stefan. Cominciamo con l'occhio umano. È interessante osservare la pupilla che reagisce per costrizione quando c'è la luce nella stanza. Puoi guardare la tua pupilla allo specchio quando accendi e spegni la luce. Ma la cosa più interessante è sul lato. Queste sono centinaia di piccoli capillari nella cornea dell'occhio. E guarda, siamo riusciti ad aumentarlo fino al punto che vediamo le cellule del sangue muoversi nel capillare. Riuscite a immaginare? Alcuni capillari sono un po' più spessi di una cellula del sangue e per questo motivo devono allinearsi uno dopo l'altro per passare attraverso il capillare. Volevate vedere la ruggine, ma non sono riuscito a trovare un normale oggetto arrugginito. Pertanto, noi stessi arrugginiremo questo coltello. Per ottenere rapidamente la ruggine, è necessario salare accuratamente la lama del coltello e applicare alcune gocce di perossido di idrogeno. Dopo 2 minuti, inizia una reazione con il metallo con il rilascio di una sorta di gas. E stiamo già iniziando a vedere il colore caratteristico. Lasciando il coltello in questo stato per diverse ore, abbiamo ottenuto un bellissimo strato uniforme di ruggine. Guardiamo al microscopio. Wow, bellissimo! Questi cubi sono probabilmente cristalli di ossido di ferro mescolato con sale. Ma questo non è esatto, non sono bravo in chimica. Assomiglia alla superficie di un pianeta. E se guardassimo lo schermo di uno smartphone al microscopio? Forse ci sono molti piccoli gnomi che dipingono il vetro con le vernici e quindi si ottiene un'immagine. Lo schermo dello smartphone, infatti, visualizza un'immagine grazie a milioni di piccole luci multicolori. E sono disponibili solo in 3 colori, rosso, verde e blu. Ecco per esempio un orologio nell'angolo dello schermo. I numeri appaiono bianchi alla vista, ma in realtà non ci sono lampadine bianche. Ed ecco il logo di YouTube. Per il colore rosso ovviamente si accendono i LED rossi. E per mostrare il bianco sono accesi tutti. Qualcuno ha scritto che voleva guardare i soldi. Prendiamo ad esempio una banconota da 20 euro. E mi chiedo come fanno a stampare così piccolo. L'intera parte interna di questa stella è piena di iscrizioni da 20 euro in diverse lingue. Anche se gli occhi non lo vedono nemmeno. Ma l'ologramma sotto ingrandimento, a causa del fatto che è traslucido la luce, possiamo vedere quanta sporcizia e tutti i tipi di detriti sono presenti sui soldi. Quasi tutte le immagini sono in rilievo 3D, per evitare la possibilità di falsificarle. Dentro l'orecchio di ogni persona c'è una sostanza chiamata cerume. Bene, diamogli un'occhiata sotto ingrandimento. Il cerume è una massa marrone traslucida con poche piccole bolle d'aria. Accendendo una speciale luce viola, troviamo chiazze multicolori. E la cosa più interessante è un intero mazzo di peli enormi. Bene, per quanto siano enormi, sono enormi sotto ingrandimento, ma in realtà sono molto piccoli. Coprono la pelle dell'orecchio di quasi ogni persona. Chiedi a qualcuno di vedere se le tue orecchie sono pelose. Le mie sì. Le radici dei peli sono chiaramente visibili e sono una specie di bastoncino o qualcosa del genere. A proposito, uno degli abbonati ha notato correttamente che abbiamo guardato l'urina. Abbiamo guardato un calcolo e ora il cerume. Resta da guardare la cacca e raggiungeremo un nuovo livello di reazioni con i nostri iscritti. A proposito, avevo proprio intenzione di mostrare la cacca al microscopio oggi, ma non la mia, di Stefan. Io stesso ero interessato a guardarlo e poiché è interessante per me, significa che probabilmente sarà interessante per qualcun altro. Non è stato difficile trovare la cacca, i criceti sembrano che fanno la cacca ogni minuto, soprattutto nelle tue mani. Avremo bisogno di un campione molto piccolo da immergere in acqua e schiacciare un po'. Tac! Beh, non è un'immagine così sgradevole. Vediamo una massa omogenea di cibo digerito, oltre a molte squame. Probabilmente le bucce di vari cereali e semi che non sono stati completamente digeriti.
Vediamo anche tutti i tipi di peli. Ed ecco una cosa strana, come una sorgente. Forse è una specie di verme o il DNA di Stefan. Cosa pensi che sia? Ingrandendo ancora di più, vediamo molti batteri che coprono l'intero campo visivo. Dopotutto, sono i batteri all'interno dell'uomo e degli animali che si occupano della maggior parte della digestione del cibo. Per trovare i prossimi esemplari, siamo andati nella foresta e abbiamo raccolto le pigne. Ogni pigna è uno strumento di allevamento e contiene dozzine di piccoli elicotteri che ruotano quando cadono, allungando il tempo di volo per volare lontano dalla pigna. Ma prima di mostrarveli al microscopio, diamo un'occhiata a un'altra caratteristica interessante della pigna. Se una pigna aperta viene incollata sul fondo del contenitore e versiamo dell'acqua, letteralmente in 2 ore si chiuderà completamente. Una specie di magia. Al contrario, se una pigna chiusa viene posta in condizioni calde con aria secca, si aprirà per rilasciare i suoi semi. Apparentemente è fatto in modo che durante l'autunno e l'inverno umido e freddo, le pigne siano chiuse e non rilascino semi, perché non sopravviverebbero, ma quando il sole primaverile lo scalda, le pigne si aprono e i semi volano per dare vita a nuove piante. Diamo un'occhiata a questi girini al microscopio. Wow, che struttura! Sembrano i tunnel di un labirinto infinito, in cui sono bloccate alcune palline. Forse questi sono semi di qualcos'altro o qualche tipo di muffa. Ora diamo un'occhiata al lago di abete. Da un lato sono ordinari, ma all'interno sono più complicati. Tutto a causa di questi puntini bianchi che probabilmente emanano l'odore degli aghi. Ed ecco l'ago nel taglio. Sembra delizioso. E qui tagliamo un giovane germoglio di abete, che contiene l'embrione di un nuovo ramo. Iscriviti al canale per non perdere il prossimo video. Ci farà piacere.